Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata di Make It Home. Per chi è la prima volta che vede un mio video, io sono Cristian Mercuri, barman e fotografo ormai da 12 anni. L'altra volta vi ho chiesto, o meno qualche giorno fa, vi ho chiesto su uno dei miei profili Instagram, che non è quello che vedete alle mie spalle, ma è questo qua, di scegliere un liquore per farmi fare un cocktail. Vi ho già fatto vedere nella scorsa puntata il liquore che è stato scelto e oggi vi faccio vedere il suo avversario. Non a caso ho qua due libri. Oggi andiamo a conoscere il Nettare Viola da bere miscelato, ovvero Jove. E ora, sigla! Jove non è un liquore, ma come dice il suo ideatore, Bruno Van Zam, è un nettare. La sua gradazione alcolica è di 15 ABV. Questo non è dato a caso, serve per concentrare l'attenzione del consumatore nei suoi ingredienti naturali. Uno degli ingredienti che andiamo a trovare all'interno di Jove è il miele, un elemento naturale che si usava anche in Cina per la fermentazione, e lui sfrutta questo metodo per creare questo nettare. Poi troviamo il limone, limoni italiani, quindi belli profumati, che vanno a cedere il loro aroma, la loro essenza, creando un profumo fantastico per questo prodotto. Un altro ingrediente, e non è da meno, è lo zenzero, che grazie alla sua proprietà piccante dà un'esplosione in bocca di sapori particolare, quella spigolosità che serve per rendere il nettare ancora più unico. E infine la cosa più bella di questo prodotto, che grazie all'utilizzo di tutti i prodotti naturali otteniamo un colore viola grazie al mosto d'uva. Grazie a una proprietà della buccia, comunque a un enzima ricavato della buccia d'uva, questo cede il colore e va a completare quel bouquet di sapori che ci va a arrivare in bocca un'esplosione, lo so, l'ho già detto, però è così, non è facilmente descrivibile questo prodotto, va provato, un'esplosione di sapori in bocca che è unica nel suo genere. Dato che comunque non riesco a spiegarvi i sapori, perché è una cosa difficilissima spiegare tramite un video il sapore, l'odore, il profumo di un liquore, va provato, molti di voi comunque si chiederanno, come mi hanno già chiesto in privato, ma come si beve Jove? Beh, Jove, io vi posso dire, è un nettare pensato per i barman, quindi principalmente si beve miscelato. Ma se andiamo a analizzare il prodotto, sono tutti elementi naturali. Quindi assaporatelo e assaggiatelo anche liscio, perché è veramente buono. Io stesso, dopo i pasti, un goccettino me lo bevo volentieri. E adesso che vi ho spiegato un attimino come è composto, come è fatto e come si beve, andiamo a creare qualche cocktail. Oggi non andiamo a vedere dei cocktail di mia inventiva, ma sfrutterò le ricette che potete trovare tranquillamente sul sito di Jove. Quindi non c'è bisogno che vi metto il link in descrizione, che basta cliccare su Google Jove, però detto questo procediamo. Il primo è un cocktail semplicissimo, un Thunder Tonic, ovvero uno Jove Tonic, Jove con tonica, un cocktail facile e veloce da fare a casa. Come sempre ho già messo a raffreddare il nostro bicchiere, quindi vi basta un tumbler alto, pieno di ghiaccio e siete a posto. Andiamo a mettere 5 cl, Bruno suggerisce 5 cl del suo nettare. Se non avete il jigger, basta usare una tazzina del caffè e andare a riempirla quasi tutta. State leggermente sotto al bordo. Dopodiché andiamo a mettere la nostra tonica.
però un consiglio mio, così metto un tocco di me anche se sono i suoi cocktail, andate semplicemente al riempimento del bicchiere. Per amalgamare il tutto sfruttiamo un bar spoon e andiamo a fare una piccola rotazione dal basso all'alto, in modo tale che il nostro Joven sia miscelato per bene insieme alla tonica. Ah sì ragazzi, io ho usato un Edelflower della Fever 3. Voi potete usare qualsiasi altra tonica, io ho preferito usare questa per il mio palato. Però anche se usate una Schweppes va benissimo, tanto siete a casa. Come decorazione lui ci mette un lime a forma di fulmine, ma chi mi conosce sa i colori che mi piacciono, che sono il verde e il viola, e quindi andiamo a sfruttare un lime, la scorza di lime, sì, darà un sapore diverso ovviamente, ma comunque dà un tocco di me. Un piccolo twist e poi, come al solito, mettiamo a lato la nostra scorza. Consegniamo il tutto con una cannuccia lavabile o riciclabile, quindi quelle di carta o queste qua in ferro, rame, comunque materiale che possiamo tranquillamente lavare. Io, dato che tutti siete abituati a bere con la cannuccia, vi suggerisco questa modalità. Ma se fosse per me, la cannuccia non la metterei neanche. Detto questo, procediamo col secondo drink. Il secondo cocktail è un attimino un po' più complesso, però l'abbiamo già visto in altre puntate e oggi diamo la rivisitazione, cioè facciamo la rivisitazione di Bruno, ovvero il Cosmopolitan con lo Jove. Innanzitutto ci serve una coppetta, io ho già messo a raffreddare con acqua e ghiaccio come faccio al solito, e lo shaker, e nel Boston ho già messo il ghiaccio così si raffredda di già. Dopodiché andiamo a usare il nostro Jove. Andiamo a metterci 4,5 cl. Sostanzialmente Bruno cosa fa? Va a sostituire quelli che sono i distillati o i liquori principali del cocktail inserendo il suo nettare, creando comunque un cocktail che non è né troppo alcolico, neanche troppo poco, si piazza facilmente nel no alcohol, low alcohol, ed è buonissimo perché è carico di sapori. Dopo lo Jove andiamo a mettere un cl di triple sec, o considerando sempre le ricette che modifico io, un cl e mezzo, è poco più, però secondo me dà un sapore in più. Ripeto, non è per qualcosa contro Bruno Van Zandt, ma è semplicemente per dare il mio tocco nei suoi cocktail. Andiamo a mettere il lime spremendolo e ne andiamo a mettere 1,5 cl. Quindi ci aiutiamo con il nostro jigger. Ok, ci siamo. E poi andiamo a mettere 2 cl di cranberry. Ripeto per l'ennesima volta, modifico un attimino e ne metto 2,25 cl, ovvero 3 quarti d'oncia. Il succo di cranberry, per chi non lo sapesse, è il succo di Ribes rosso americano. Volendo potete sostituire questo prodotto con del succo di melograno, non granatina ma succo di melograno. Andiamo a togliere l'acqua che si è formata
e shakeriamo il tutto. Shakerata bella energica, mi raccomando, come sempre, una volta che il Boston, lo shaker, si è tutto completamente ghiacciato, fino a incollarti le manine come faccio io da demente, il vostro cocktail è pronto. Togliamo l'acqua dalla nostra coppetta e andiamo a fare un double strain del nostro cocktail. Fatto questo, andiamo a guarnire il nostro cocktail con due passaggi. Il primo, andiamo a spruzzare sul bordo del bicchiere una scorza di lime. Questo sempre per dare un tocco personale al cocktail di Bruno. E poi andiamo a completare nello stesso modo che fa lui, ovvero con del velluto al frutto della passione. L'ho già preparato prima così da portarmi avanti, perché sennò il video diventava lunghissimo. Se non sapete fare il velluto, basta che andate nei video che ho pubblicato nelle scorse puntate e ce n'è uno dove spiego come si fa a fare il velluto. Come avete visto, ci abbiamo messo molto poco a fare due drink di Bruno, rivisitati un attimino, però con poca roba, semplicemente cambiando leggermente le dosi. Spero che abbiate trovato interessante anche questo video. Mi raccomando, come al solito, like e commenti. Provatelo e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, perché sono molto curioso di sapere il vostro pensiero riguardo a questo nettare che, secondo me, è spettacolo. Come vi ho detto prima, lo potete bere tranquillamente liscio. A me piace un botto. Detto questo, come vi sto dicendo ormai da qualche puntata, ho dato vita a un'iniziativa, una raccolta benefica, dove devolverò tutto in beneficenza. Trovate tutta la descrizione della raccolta sotto in descrizione. Spero che aderirete in tanti, e detto questo vi saluto, ciao ragazzi!